Eccomi tornata con un nuovo video e tra l'altro si tratta di un video che sono stra felice di fare perché si tratta di una collaborazione con una ragazza che adoro e il suo canale lo troverete ovviamente giù nell'info box e lei è Jenny Cert, è una ragazza davvero dolcissima e fa dei video bellissimi e non me ne perdo nemmeno uno e quindi sono davvero super super contenta di fare questa collaborazione con lei perché è una ragazza che merita assolutamente, quindi fare assolutamente un giro nel suo canale perché secondo me rimarrete incantate dalla sua dolcezza. Mi scuso se sentite la voce un po' strana, ma sono un po' raffreddata. E abbiamo deciso di fare un tag davvero molto molto carino, diciamo un po' diverso dai soliti, con domande un po' più insolite. Iniziamo subito. La prima domanda è: se dovessi sbarazzarti di tutti i fondotinta e tenerne solo uno, quale sceglieresti? Diciamo che è una bella lotta perché i miei preferiti in assoluto al momento sono due, che sono la BB Cream a texture leggera della Sobio, stavo vedendo se ce l'ho qua nei dintorni, ma no, e la Coverage Mineral Foundation di Neve, ma se dovessi sceglierne uno, sceglierei la Coverage perché comunque è un fondotinta che si adatta a tantissime situazioni, sia d'inverno che d'estate che fa più caldo. Tipo d'estate io ho il BB cream, fondotinta, cioè cose in crema, non riesco ad utilizzarle. Per essere un fondotinta in polvere comunque ha un'ottima, ottima davvero coprenza. Ok. E quindi assolutamente sceglierei lui. Domanda numero 2. Se ti capitasse di andare a un colloquio di lavoro e la tua futura titolare avesse del rossetto fra i denti, come ti comporteresti? Bella domanda. Mi verrebbe senz'altro da ridere, ma probabilmente farei finta di niente. Cioè, mi sembrerebbe poco carino di dire: scusi, hai il rossetto fra i denti. No, forse non sarebbe il caso. Quindi, boh, me ne starei zitta, eviterei di ridere e poi magari uscire da là e ridere come una matta, però. Domanda numero 3. Quando ti senti un po' giù e hai voglia di truccarti, quale rossetto sceglieresti per sentirti più bella e motivata ad affrontare la giornata? E da quando comunque ho il mio primo rossetto MAC, che è il Chatterbox, e non posso rinunciare a lui, cioè quando voglio sentirmi bella comunque o anche proprio tirarmi un po' su di morale, basta che metto quel rossetto e già sono meglio. Cioè, un rossetto semplicissimo perché si tratta di un rosa molto molto chiaro, quindi molto tranquillo, eppure a me piace tantissimo. Se potessi tornare ai tuoi 16 anni, in che modo cambieresti il look dei tuoi capelli e il make-up? Allora, c'è da premettere che questo non è il mio colore naturale dei capelli perché in realtà sono bionda e ho fatto la pazzia a 18 anni di farmi mora completamente nera e da lì non sono più tornata bionda, insomma, cioè mi sono schiarita, adesso sono castana, ma da poco tempo, sarà nemmeno un anno che sono così chiara. E mi piaceva tanto, insomma, cioè il biondo non mi è mai dispiaciuto troppo, però adesso come adesso non ci ritornerei, perché mi vedo meglio, insomma, un pochino più scura. Quindi senz'altro avrei fatto questo cambio, magari non così drastico dal biondo al moro, ma magari un color cioccolato, comunque così ramato, l'avrei fatto anche, insomma, a 16 anni. E poi io detestavo tutti i trucchi sul nude, marroncini, beigiolini. Io usavo esclusivamente blu, azzurri, rosa, viola. Però diciamo, non facevo mai i classici trucchi nude che posso fare adesso. Non so perché, l'ho sempre un po' snobbato il marroncino. Sarà che anche quando ero bionda non mi ci vedevo per nulla. E quindi mi vedevo un po' con questi colori un po' diversi. Poi in realtà da quando ho iniziato a scurirmi i capelli ho cambiato anche modo di truccarmi. Però senz'altro scurirei prima i capelli e andrei anche molto di più sui look nude. Vado al parrucchiere per spuntare solo un po' con i capelli e lui per errore o distrazione ti taglia un'intera ciocca. Come ti comporti? Inizi ad urlare, chiami tua madre, ti fai rimborsare i soldi, la prendi con filosofia e studi insieme a lui un taglio nuovo? Ciao.
Io inizio a fare la matta, prima di cosa, poi lo ammazzo, no, cioè non riuscirei mai a mantenere la calma in una situazione del genere e non la prenderei assolutamente con filosofia e inizierei davvero ad urlare a fare la matta e non ci ritornerei mai e poi mai. Il tuo fidanzato ti sorprende presentandoti un bellissimo viaggio a Parigi di 4 giorni, la partenza è domani. Cosa metti di tutta fretta nel video da viaggio? Allora, la prima cosa che prenderei e metterei dentro è assolutamente la Naked 2, perché secondo me è una palette completa e tra l'altro è proprio quella che ho portato in viaggio, perché permette di fare dei trucchi nude, a quelli che diciamo un pochino più strong per la sera. E velocissimi perché comunque sono ombretti non polverosi, sfumabilissimi, setosi, quindi assolutamente è la prima cosa che metterei dentro. Metterei come seconda cosa subito subito dentro il correttore della Maybelline perché insomma ormai è il top per me. E poi un'altra cosa insomma di cui non posso proprio fare a meno è un mascara. Infilerei il primo mascara che trovo adesso qui ho il Poupa Bump. E quindi queste sarebbero le 3 cose in assoluto che metterei. Poi se potessi mettere un brush e company, insomma, li metterei senz'altro. Ma le prime 3 al volo che prenderei sarebbero senz'altro queste. Domanda 7. Entra un ladro in casa tua e fruga ovunque, anche nella tua cassettiera dove tieni tutti i trucchi. Qual è in assoluto il prodotto che vorresti non ti rubassero mai? Allora, ricito la Naked 2, sia insomma perché ormai avete capito che io l'amo, e poi anche perché per me ha un valore affettivo perché è il regalo di San Valentino del mio ragazzo, quindi cioè, ci tengo particolarmente al di là della palette in sé. Domanda numero 8: presti una tua palette a cui tieni molto ad una tua amica, lei te la restituisce dopo 2 giorni in pessime condizioni. E ombretti rotti o super consumati, specchio rotto e righe sul pack. Come ti comporti? Fai finta di nulla, gli chiedi di riacquistartela o per i picca ti fai prestare una tua palette e gli la rovini uguale? Nulla di tutto ciò perché io l'ammazzerei semplicemente. Cioè, già sono, diciamo, molto gelosa delle mie cose, però sono anche una persona generosa. Quindi se una persona mi chiede una cosa io gliela presto senza nessun problema. Ma se poi non mi ritorna indietro, come dico io, cioè con me quella persona assolutamente chiusa, divento scema. Specialmente, insomma, se è una cosa a cui tengo particolarmente. Quindi senz'altro la ammazzerei. Peggio ancora del parrucchiere di prima, direi. Tagga 10 persone. Allora, taggo Safi Arrighi, me le sono scritte stavolta. Kiki Killy Beauty, spero di averlo detto bene. Eleonora Manni e Blandest Diaries, Sproliloqui di Deb, Pazza Sesi, Make Up and Dance, Fidi Kitty e Dora Makeup. E comunque chi ne ha voglia di farlo ne sarei stracontenta perché trovo sia un tag davvero molto carino. E magari se l'avete fatto, lo volete fare, lasciatemelo poi giù nei commenti il link perché lo vado a vedere davvero molto volentieri. Non vedo l'ora anche di andare a vedere il video di Jenny Sert. E gli mando un bacione. Grazie ancora di questa collaborazione. Spero vi sia piaciuto questo tag. E giù nell'info box trovate tutti quanti i riferimenti al suo canale. E ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!